in Italia i bambini e gli adolescenti con diabete mellito tipo 1, secondo i dati del gruppo di studio sul diabete della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, coordinato dal dottor Riccardo Bonfanti dell'ospedale San Raffaele di Milano, sono circa 20.000 e ogni anno si ammalano circa 10 su 100.000 bambini prima dei 14 anni di vita. Fa tristemente eccezione la Sardegna, nella quale i nuovi casi annui di diabete sono ben 35 su 100.000 e tale isola contende alla Finlandia il record di casistica. Per parlare di diabete ed endocrinologia, a Castrovillari si è tenuto un evento formativo dal titolo Le giornate pediatriche del Pollino, una 3 giorni che includeva la nona edizione del congresso della rete diabetologica pediatrica calabrese e la 10ª edizione del corso di aggiornamento regionale in endocrinologia e diabetologia pediatrica. L'evento è un evento di una certa portata perché mette a confronto i maggiori esponenti della diabetologia e dell'endocrinologia pediatrica, quindi è un importante momento di confronto che mira ovviamente a migliorare la qualità assistenziale che noi possiamo offrire ai nostri bambini, diabetici e con patologia endocrina. Il bambino con diabete, la famiglia del bambino con diabete è il nostro primitivo interesse e l'interesse sul quale si è sviluppato la rete diabetologica pediatrica calabrese. E quello che noi abbiamo fatto in questi 9 anni di rete diabetologica pediatrica calabrese è stato proprio quello di ridurre il disagio che una patologia cronica come il diabete comporta, facendo sì che questi bambini vengano curati in Calabria, perché in passato tutti i nostri ospedali erano in grado di gestire l'emergenza rappresentata dalla chetoacidosi diabetica, ma il 90% di questi bambini poi venivano curati oltre regione. Capite bene che una patologia cronica è di per sé una patologia che comporta molti disagi. Aggiungere a questi disagi anche il disagio di dover andare fuori regione ovviamente non era bello e quindi abbiamo pensato di sviluppare questo che diciamo è una bella realtà. Mi fa piacere utilizzare una definizione che ha dato Monsignor Sabino in un'altra occasione, questo è espressione di una Calabria altra, di una Calabria alta. L'evento, organizzato da Riccardo Scudo, primario della pediatria dell'ospedale, e dalla dottoressa Filomena Stamati, referente regionale della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, è stato un momento di confronto grazie alla presenza di numerosi luminari del campo nazionale. Come si può migliorare la vita di un bambino diabetico? I bisogni del bambino con diabete sono molto complessi. Perché riguardano non solo gli aspetti prettamente medici, ma anche gli aspetti relazionali, sociali. Per cui migliorare la vita del bambino con diabete significa mettere in atto una strategia complessiva che tiene conto di tutti questi bisogni. Ecco il motivo per cui circa 10 anni fa abbiamo istituito una rete diabetologica pediatrica calabrese, proprio con l'obiettivo di dare ai nostri bambini calabresi l'opportunità di essere curati e curati bene nella loro globalità dei bisogni. Questo significa che accanto ai centri come questo che oggi ci ospita di Castrovillari, ringrazio il dottore Riccardo Scudo e la dottoressa Filomena Stamati per l'invito, accanto a questi centri noi abbiamo cercato di creare delle alleanze con la scuola, ad esempio, perché gran parte delle ore di scuola il bambino ha bisogno anche lì che ci sia personale abbastanza, diciamo, preparato su eventuali necessità del bambino col diabete. L'evento formativo si prefigge di essere uno strumento di supporto e di orientamento nella scelta della terapia più appropriata in base alle caratteristiche del singolo paziente. Nei nostri centri è tutto organizzato in maniera tale che i genitori vengono edotti su tutte le situazioni, dalla crisi ipoglicemica che può colpire il bambino, a come gestire l'alimentazione, a come gestire le situazioni di sport. Vengono informati in tutto e per tutto, ci sono delle riunioni periodiche e ci è un confronto continuo con i professionisti del settore. Confronto che sarà anche per voi in questi 3 giorni con i colleghi. Questi congressi sono importanti perché avviene il confronto ed il contagio delle idee e da questo confronto si ha un'elevazione della
professionalità di tutti i coloro che operano nel settore, che poi riversano questa professionalità in un'adeguata gestione del bambino diabetico. La rete diabetologica pediatrica regionale è un network assistenziale che tutta l'Italia ci invidia. Coordinata dal dottor Franco Mammì di Locri, la rete ha posto la Calabria già dal 2007 all'avanguardia per l'assistenza dei bambini e degli adolescenti con diabete mellito. Noi confidiamo molto nella pratica delle nuove tecnologie, nuovi microinfusori, nuovi sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia, del flash glucose monitoring in modo particolare. Le famiglie fanno sempre più riferimento a queste nuove tecniche per la cura del diabete. Sappiamo che è una patologia cronica, il compito di noi pediatri è quello di garantire a loro sempre una migliore qualità di vita. Se ne parla sempre più spesso, ma per tanti il pancreas artificiale, abbreviato come PA, è ancora una coppia di parole che richiama alla mente dispositivi futuristici, ma grandi professionisti si stanno muovendo verso la creazione di un sistema closed loop, detto anche ANSA chiusa, il primo vero passo tangibile verso la creazione del pancreas artificiale. Che è una tecnologia nuova che stiamo sviluppando a Padova ed in altre parti del mondo e che funziona così. Al momento il paziente diabetico ha a disposizione un sensore per la glicemia e una pompa per l'insulina, ma in questo momento è responsabilità del paziente guardare la glicemia misurata dal sensore e decidere quanta insulina infondere con la pompa di insulina, quindi la decisione di quanta insulina iniettarsi è responsabilità del paziente. Con il pancreas artificiale c'è un algoritmo di controllo, quindi una macchina automatica che aiuta il paziente a fare questa attività. In particolare ogni 5 minuti l'algoritmo di controllo guarda la glicemia che gli arriva dal sensore e sulla base di questa decide quanta insulina iniettare. Questo è molto importante per il paziente perché fa due cose molto importanti. Da un lato migliora il controllo glicemico, quindi aiuta il paziente a controllare molto meglio la sua glicemia, proprio perché c'è una macchina dedicata a fare solo questo, e anche consente di fare questo liberando il paziente dall'impegno di dedicarsi così fortemente alla sua malattia, quindi lo aiuta un attimo a togliersi questo peso, lo assiste nel togliersi questo peso. Il diabete mellito tipo 1 è una patologia autoimmune. Con questo termine si intende che persone predisposte hanno un'anomalia del sistema immunitario, che è quello che protegge dalle malattie infettive che ad un certo momento della loro vita, in genere in età pediatrico-adolescenziale, raramente nell'adulto, per errore, distrugge le cellule beta del pancreas che producono l'insulina. Il sistema immunitario delle persone che hanno il diabete tipo 1 quindi è iperattivo, al punto che è raro che questi individui si ammalino delle comuni patologie infettive. La ricerca contro il diabete, soprattutto nei bambini, va sempre avanti, però ogni volta escono nuove forme di diabete. Ecco, come ci si rapporta? Sì, questo però forse è anche positivo, perché fino a poco fa sembrava che tutti i bambini dovessero per forza avere il diabete mellito tipo 1 autoimmune con la distruzione del pancreas e quindi la terapia insulinica. Invece le vere novità sono che ci eravamo sbagliati, che molti bambini invece hanno forme diverse di diabete, ereditarie di solito, che non possono non curarsi con insulina. Quindi le vere novità del congresso organizzato qui a Castrovillari sono proprio quelle di individuare i bambini che hanno forme diverse di diabete per poterli trattare in altro modo. Quanto è importante fare rete? Moltissimo. La rete diabetologica pediatrica calabrese è veramente una struttura che funziona bene grazie all'amicizia e alla collaborazione di tutti i rappresentanti, e soltanto grazie a questo, grazie al fatto che la Calabria ha uno dei maggiori centri per esempio di genetica medica, quello di Reggio Calabria, curato da Corrado Mambì, ebbene le diagnosi ormai le si fa in loco, non si devono più mandare fuori, quindi sicuramente fare rete è importantissima, è essenziale per i bambini col diabete calabrese. Prima della nascita della rete diabetologica pediatrica regionale, i pazienti erano costretti ad emigrare verso altre regioni. Il 90% dei bambini e delle loro famiglie, prima del 2007, o migrava in centri qualificati pediatrici fuori dalla regione o si affidava ai diabetologi dell'adulto. Dopo 10 anni possiamo dire che noi abbiamo invertito la rotta, il 90% dei bambini rimane a farsi curare nei centri calabresi, e non solo, ma abbiamo la migrazione di ritorno, molti bambini rientrano dai centri
extraregionale rientrano a farsi curare in Calabria. Quali le strategie utili per motivare ad una corretta autogestione l'adolescente diabetico? L'adolescente diabetico molto spesso è un paziente difficile, è un paziente che non è facile da gestire, e quindi il fatto che la rete calabrese è famosa per avere gestito questa rete all'interno della Calabria è fondamentale, e infatti i loro risultati lo dimostrano. Importante poi l'iniziativa del 10° corso di endocrinologia ad altissimo livello, grazie alla partecipazione di relatori fra i massimi cultori della materia, nonché di indubbia fama nazionale e internazionale nel settore di competenza. Lei, dottore, ha relazionato sull'utilizzo dell'ormone della crescita. Ma non solo a quali pazienti viene prescritto, ma anche in che modo viene somministrato e quali risultati abbiamo. In linea generale possiamo dire che è necessario l'ormone crescita soprattutto nei bambini che hanno un deficit di ormone, quindi rispondo ai criteri che sono internazionali. In questi bambini viene dato l'ormone della crescita a delle dosi ben stabilite a potenza internazionale e hanno degli ottimi risultati. Ovviamente il grosso problema è l'aderenza al trattamento. Cioè il bambino che dopo una prima fase di entusiasmo accetta di ricevere iniezione ormone della crescita, poi si disamora del trattamento perché è costretto a fare iniezioni tutte le sere. Qui sta il coinvolgimento del medico e della famiglia per insegnargli e per stimolarlo a continuare la terapia fino all'età della pubertà. Di ipotiroidismo congenito, che è la più diffusa malattia della tiroide, ha relazionato Maria Carolina Salerno, responsabile unità endocrinologia pediatrica dell'Università Federico II di Napoli. Come è noto, l'ipotiroidismo congenito è una condizione estremamente frequente, caratterizzata da una carenza dell'ormone tiroideo, che può influenzare quindi quella che è la crescita e lo sviluppo neurocognitivo del bambino. E quindi mostrerò i dati che ci indicano che con l'avvento dello screening in epoca neonatale l'outcome è assolutamente positivo. Noi assistiamo spesso alla migrazione, non in questo caso sanitaria, ma dei nostri medici che vanno un po' dappertutto in Italia per corsi di aggiornamento. Averli invece qui, averli organizzati qui e portare persone, medici, operatori sanitari in genere per un aggiornamento è sicuramente un fatto importante. Sono partiti l'anno scorso con l'organizzazione, quindi so come è stata curata nei minimi particolari, perché oltre ovviamente all'approfondimento medico-scientifico c'è anche la voglia di far visitare la nostra città, consentitevi di dirlo, perché loro hanno richiesto l'apertura della biblioteca, del museo, del castello, della Pinacoteca, e siccome da un po' di tempo finalmente siamo riusciti a rendere fruibile, perché l'abbiamo rimessa a posto, anche il nostro presepe, a cui io tengo particolarmente, perché al di là di quello che rappresenta il presepe, quello di Cassoville ha i tratti tipici della nostra cittadina e i costumi della nostra tradizione, quello che i gruppi folclorici portano in giro. Visiteranno anche questo, quindi per noi una doppia soddisfazione. Si chiude questa 3 giorni, tracciamo un bilancio finale. Penso sicuramente un bilancio positivo, determinato dalla folta partecipazione, dalla partecipazione attenta soprattutto, dalle numerose domande che sono state rivolte ai relatori, alle quali hanno fatto seguito delle risposte molto esaurienti. Al aver portato a casa suggerimenti per migliorare la nostra pratica clinica e per garantire, così come ci eravamo proposti, così come ci eravamo detti all'inizio di questo evento, una migliore assistenza ai nostri bambini. Il coinvolgimento della prima giornata con i genitori dei portatori di questa patologia è stato positivo oppure no? Sicuramente, perché i genitori di bambini affetti da patologia cronica, da parte loro sentire che c'è la possibilità di un futuro migliore, soprattutto di una risoluzione di un problema che fino a qualche anno fa si riteneva non superabile, è sicuramente un messaggio di speranza che li aiuta a vivere meglio una situazione che è, come dicevo, una situazione cronica e che al momento non è soggetta a risoluzione completa.
ci auguriamo che nel futuro, che fra qualche anno da questi microfoni vi possiamo dire che una soluzione definitiva al problema è stata trovata e che anche per il diabete ci possa essere una risoluzione completa. Non è un'utopia, speriamo che sia così in futuro.